Salve a tutti, Sioli! No, non preoccupatevi, questa intro non sarà lunga quanto la precedente. Ho già fatto tutte le doverose premesse apposta. Da qui in poi è tutta storia, mentre continuo a raccontarvi di questa abbreviata e rivista origine dei Tre Sovrani. E dunque, dov'è che eravamo rimasti, eh? Nella prima parte del nostro racconto abbiamo visto come i Frodi Sidal e Eldon si sono conosciuti e di come abbiano sgominato assieme i piani di uno sciocco mago. Con Sidal in partenza verso nuove imprese da poter vantare, Eldon che prova e fallisce nel mollare le proprie cattive abitudini, torniamo ora nel fitto di questa epica saga e riscopriamo assieme come si sono riuniti i Tre Sovrani nell'Alba dei Draghi. Sidal si è accampato per la notte. Sono passate poche settimane da quando ha lasciato Greenwaters e si trova attualmente lungo la strada che separa la foresta di Lucestella da Vichyland. Strane voci si diffondono su questo percorso e sempre più viaggiatori spariscono senza lasciare traccia. Improvvisamente il paladino di Bahamut si ritrova vittima di un'imboscata da parte di assalitori con icone fin troppo familiari per lui, il culto del drago. La setta maligna che, in opposizione al re d'oro Bahamut, una delle principali divinità del Pantheon draconico, venera invece la cosiddetta regina affamata, Tiamat, un'entità di avidità e fame ben poco amichevole. Sidal combatte con tutte le sue forze, ma i nemici sono molti e tra loro si erge un mago particolarmente insidioso, quando dai cespugli compare una visione familiare. Eldon Grimbottle, il fiore guerriero Halfling che è qui puramente per caso e certamente non perché è in fuga dalla legge. Eldon e Sidal, con un rapido cenno di riconoscimento, uniscono le forze e riescono a mettere in fuga i cultisti, rendendosi conto però che stavano cercando di entrare in un'antica sala sigillata da un bizzarro enigma. Con la dovuta fatica il gruppo riesce ad aprirlo, rendendosi conto di essere in qualche sorta di catacomba dimenticata. Al suo interno, il gruppo si vede assalito da morti viventi, scheletri e mummie dotati delle stesse icone del culto, anticipando il terribile pericolo che li attende. I due, infatti, si ritrovano di fronte alla tomba di un vero e proprio drago, il cui cadavere scheletrico si rialza dal suo luogo di sepoltura e tenta di soffocarli con un alito benefico. Lo scontro è terrificante, tutto il gruppo riporta terribili ferite, ma sia Sidal con i suoi poteri da paladino, sia Eldon che in questo tempo ha esercitato i suoi nuovi trucchetti magici, si dimostrano all'altezza della sfida. Finalmente il drago mummificato cede sotto gli attacchi degli eroi, ma nelle loro menti sorge un'inquietante domanda. Se i cultisti hanno fallito, perché il drago si è risvegliato comunque? Beh, è chiaro che questa è una questione seria, Sidal, e sarò ben contento di dare una mano. Sì signore, non riposerò finché... tesori! Come ogni buon drago, anche questo vecchio scheletro è stato sepolto con doverosi tributi e tesori e, sebbene una parte di questo fosse irrimediabilmente rovinato, ci sono diverse cose utili per il gruppo, tra cui degli splendidi stivaletti di cuoio adornati da lucce dorate alle caviglie che, scoprendo che permettono al portatore di fluttuare in aria, Eldon reclama immediatamente per sé. Il nemico è sconfitto, ma un nuovo pericoloso mistero è emerso e certi membri del gruppo hanno riportato gravi ferite. Ragionando sul loro prossimo passo, Sidal conclude che la risposta potrebbe trovarsi proprio a casa, Valanlok, o Nido Celeste in draconico, la sua città-stato natale tra le montagne. Se qualcuno sa, o almeno può supporre cosa il culto del drago abbia in mente, sarà la sua stessa gente. Ma la via tra le montagne è dura, povera di risorse e con ben pochi accessi sicuri, specialmente con il rischio di altre imboscate e, dopo alcuni giorni di viaggio, entrambi i nostri eroi sono esausti. È quindi un grande sollievo per loro quando il gruppo nota un piccolo villaggio che scoprono presto chiamarsi Muro Spina, un umile insediamento halfling nel mezzo della frateria, circondato da mura decorate con siepi, da cui la città prende il nome. Temendo di intimidire il villaggio isolato, specialmente con la crescente attività del culto del drago, Sidal si maschera con una pesante mantella e cappuccio, ma questa precauzione sembra essere ben più che superflua. Il gruppo è entusiasta del posto, gli abitanti sono semplici e cordiali, persino a completi estranei armati come loro, offrendo saluti come fossero vecchi amici e rapide chiacchiere. Sebbene tra tutti, Eldon pare stranamente teso attorno a quelli che, in teoria, sarebbero suoi simili, commentando stranito e quasi sospettoso... Ah, che gente strana questi Halfling, senza rendersi conto dell'ironia, e con Sidal che solo allora ricorda che, in effetti, Eldon ha trascorso tutta la vita nel prevalentemente umano impero di Prosperia.
Indirizzati alla locanda del Poico Fortunato, il gruppo fa la conoscenza del locandiere Ben, che inonda immediatamente i personaggi di cibo e inizia a raccontare storie dalle buffe panzane a barzellette sconce, divertendo molti ma facendo ulteriormente ghiacciare il sangue nelle vene di Eldon, che si rifiuta di spiegarne la ragione. D'altra parte, Sidal nota, curiosamente, un altro zagonile nel locale, questo dalle scaglie bronze. Il suo nome è Kinla e palesemente proviene da terre lontane, presentandosi come un mercante di ninnoli esotici e offrendo ai personaggi alcuni bizzarri oggetti magici, tra cui un'apprezzabile pela incantata in grado di ripristinare potere magico. Dietro adeguato compenso, Kinla consiglia al gruppo di fare una tappa al non troppo lontano insediamento di Torre Rossa, un ritrovo indipendente di alchimisti all'ombra di alte cascate, attorno a cui si è sviluppata una piccola città, con il solo suggerimento che avrebbero trovato lì alcune delle informazioni a cui sembrano essere interessati. Nel frattempo Eldon, da buon musicista, prova con il resto del gruppo a pagarsi parte dell'alloggio con un'esibizione. Sapete, un semplice sonetto, senza strafare. Così tira un dado e... Questo spettacolo passerà alla storia. Gli Halfling esultano, i pochi viaggiatori non scorderanno mai lo show che è avvenuto qui. Negli anni a venire Mulospina svilupperà una propria rinomatissima accademia musicale solo per ricordare questo evento. Nell'esibizione, accompagnato dai canti dei clienti, Eldon nota che un altro musicista si è unito allo spettacolo. Una graziosa halfling violinista che, incrociando il suo sguardo, fa un occhiolino con grande spavento del guerriero che solo pochi giorni prima aveva affrontato il cadavere risorto di un drago con molte meno ansie. La serata procede tra alcol e baldorie finché finalmente la mattina giunge. Eldon scopre di aver avuto una certa... avventura con Evelyn, la musicista halfling, che si rivela essere la figlia di Ben e co-gestrice della locanda. Mortificato dalla cosa senza dubbio guidata dall'alcol, Eldon porge i suoi saluti e lascia prontamente la locanda con un po' troppa fretta. Sidal, d'altra parte, è una persona ben più controllata e retta del suo amico. Anche se si rende conto di avere con sé un qualche... dono d'ammirazione. Beh, poco piuttosto vivace questo Mulospina. Raccolte le proprie cose e dati i dovuti saluti, il gruppo si rimette nuovamente in cammino, stavolta però prendendo la deviazione che li porterà a Torre Rossa, come cripticamente suggerito da Kinla. La strada è fortunatamente priva di sorprese, ma solo una volta raggiunto il luogo diviene chiaro il perché delle parole del mercante. Torre Rossa è sotto assedio, e sia le icone dragoniche sulle rovine delle case, sia le pattuglie a cavallo di Viverne, lasciano ben pochi dubbi su chi sia l'assediante. Sidal stesso è allibito. Il culto del drago è sempre stato una minaccia, ma mai su una scala tale. Non solo perché ora sembrano avere i numeri e i mezzi per attaccare una piccola città, ma anche l'audacia di farlo senza temere un'immediata risposta. Eldon e Sidal riescono, con la dovuta attenzione a passare inosservati, a zittire rapidamente pattuglie di passaggio, rubando una barca per provare a raggiungere la titolare Torre degli Alchimisti, in cui pare esserci ancora resistenza. Scoperti all'ultimo momento, la barca inizia a essere bersagliata dai cavalcaviverne, che però vengono respinti da daidi di balestra e tonanti colpi di cannone provenienti dalla torre. Giunti alla sponda, i nostri eroi vengono fermati e interrogati dagli alchimisti, comprensibilmente diffidenti di qualsiasi estraneo, ma ben presto concludono di poter collaborare con il gruppo. Gli alchimisti di Torre Rossa, come già accennato, sono un circolo indipendente di studiosi che hanno accumulato abbastanza finanziatori e fondi da riunirsi per proseguire le proprie ricerche lontani da occhi indiscreti, e attorno alle cui costanti spese si è formata una piccola città. Quello che i personaggi non potevano immaginare è fino a che punto queste ricerche si sono spinte. Gli alchimisti, tra altri lavori, hanno trafugato delle rarissime, gelosamente custodite armi da fuoco di fattura nanica. I nani sono un popolo ingegnoso, ma anche cauto e raramente permettono la facile diffusione delle loro creazioni, tantomeno la sperimentazione sfrenata. E questi alchimisti sembrano stare facendo esattamente quello, avendo retroingegnerizzato i complessi costrutti nanici e applicandovi le proprie personali modifiche, da cui Sidal, per sua stessa ammissione, si trova comunque piuttosto impressionato, mentre Eldon ne è ben più che diffidente, non potendo fare a meno di notare che quando l'attacco è partito, gli alchimisti si sono chiaramente barricati nella loro torre, lasciando la città al proprio destino, piuttosto che anche solo provare ad aiutare.
Il culto del drago si sta preparando a fare qualcosa di pericoloso. Chiaramente determinati a mettere le mani sulle terribili aimi custodite a Torre Rossa, i cultisti stanno per compiere un qualche rituale, e gli alchimisti non lo riconoscono, ma Sidal con un brivido sì. Il rito intende corrompere un uovo di drago, ottenuto chissà come per Kraine Unhaima, una bestia da guerra che gli permetterà probabilmente di soverchiare le difese della torre. Per quanto raccapricciante, questa informazione fa sorgere un'idea. Se Eldon e Sidal riescono a sottrarre al culto quell'uovo di drago, non solo l'uovo sarà salvo, ma il culto avrà anche perso la propria arma segreta e potrà, si spera, essere respinto. Eldon e Sidal mettono in atto questo piano, rischiando più volte la vita ma riuscendo a recuperare l'uovo e a darsi alla fuga. Questo prima che il capo di questo ramo del culto si piazzi di fronte a loro. Coperto completamente in pesante armatura nera, questa figura chiaramente dragonide atterra di fronte a loro a cavallo di un'enorme viverna, armato con una possente falce magica da cui questo campione sacrilego prende il nome. La falce è un avversario temibile, e Eldon rischia attivamente di perdere la vita per mano sua, ma con grande sorpresa di Sidal, una volta sferrato un colpo sufficientemente potente al campione, questo utilizza una pergamena magica per darsi alla fuga, lasciando indietro la sua già ferita viverna come diversivo. Per quanto Zerante è affamato di potere, pare proprio che la falce abbia abbastanza astuzia da non essere disposto a mettere la propria stessa vita a rischio. Ma Eldon riconosce l'incantesimo usato e sa che la falce non può essersi teletrasportata particolarmente distante. Il neonato piano di dare la caccia a questo nemico viene tuttavia immediatamente sventato, quando un grosso drago rosso, giovane ma non per questo in alcun modo meno pericoloso, appare nel cielo trasportando il fuggiasco nemico. La comparsa di un vero drago mette fine a qualsiasi piano dei nostri eroi, che tentano disperatamente di fuggire verso la torre, prima che questi vengano soccorsi da qualcosa di spettacolare quanto inaspettato. Un gigantesco drago d'oro accorre, soffiando fuoco sui cultisti e mandando gli aggressori nel panico. Anche il giovane drago rosso pare allarmato dalla comparsa di un drago più anziano e si allontana, ma non prima di cogliere un'opportunità e scagliare un incantesimo verso il dragone mentre la sua guardia è rivolta altrove. Il drago d'oro accusa il colpo e precipita in acqua, quasi ribaltando la barca dei nostri eroi. Eldon e Sidal accorrono per cercare di capire che ne è stato del loro protettore, ma quello che emerge non è semplicemente un drago, bensì la forma umanoide di Adomus Falco. Il mago, accolto sulla barca, ammette di essere sempre stato un drago d'oro e di essere al servizio della famiglia regnante di Greenwaters da generazioni. Quando interrogato sul perché della segretezza e sul perché esattamente si trovasse qui, Adomus risponde che ben pochi sanno della sua vera natura, e che di certo non l'avrebbe rivelato a dei comuni viaggiatori, a cui i due concedono ragione, sebbene Eldon noti come, convenientemente, Adomus Falco abbia girato la domanda sul perché esattamente si trovasse lì con loro e non a Greenwaters, mentre Sidal è fin troppo incantato dall'incontrare un membro della fiole prediletta del suo dio patrono per porsi altre domande. Adomus Falco prende custodia dell'uovo di drago, assicurandosi che la corruzione non abbia messo radici e promettendo che lo farà avere a persone in grado di prendersene cura. Gli alchimisti, d'altra parte, riaccolgono Eldon e Sidal come eroi, ora certi che, con il rito sventato e i comandanti del furto messi in fuga, ora gli assedianti si ritireranno, e che se anche non lo facessero, verranno facilmente dispersi e sgominati dall'arrivo di rinforzi da alte cascate. Con tutti gli onori dovuti, Eldon e Sidal vengono ospitati e riforniti di scorte, prima di permettergli di riprendere il proprio viaggio. Indecisi sul da farsi, Sidal riconferma le sue intenzioni di voler tornare a Valanlok, ragionando che sì, Kinra li ha mandati nella direzione giusta per sventare questo piano della falce, ma che restano all'oscuro di qualsiasi cosa il culto abbia in mente, e se qualcuno sarà a conoscenza di cosa questi nemici vogliano, sarà il signore celeste di Valanlok, Sulnar il Vecchio e nonno di Sidal. Con solo alcune barzellette sulla discendenza nobile di Sidal, il gruppo si rimette in viaggio, stavolta affrontando la dura salita sulla catena montuosa del Dorso della Serpe, dove le città-stato degli uomini di Zlago si ergono solitarie. Fortunatamente, il viaggio dei nostri eroi è privo di notabili ostacoli e, salvo i classici incontri casuali, Sidal ed Eldon si trovano di fronte a enormi cancelli di pietra granitica con, impalato crudamente con daidi di balista, il cadavere di un giovane drago bianco. Sembra che non solo i dragoni di Valanlok siano al corrente della situazione, ma che si siano anche dati piuttosto da fare, almeno per proteggere i propri territori. Infatti, Sidal spiega ad Eldon che i dragonidi, pur dividendo la catena montuosa, non sono uniti tra di loro, e che in realtà hanno rapporti diplomatici molto raramente. Da quando il loro popolo è stato creato eoni fa, come crudele esperimento del culto del drago per creare un'armata di soldati, i dragonidi hanno sempre dovuto saper badare a loro stessi, anche per il timore dei cosiddetti popoli liberi, che sono sempre stati incerti su cosa aspettarsi da queste nuove creature.
Solo in caso di enormi minacce, quali invasioni di massa, le città-stato si riuniscono in una singola armata, ma non vi è stato bisogno di qualcosa del genere da molto tempo, ormai. I due vengono condotti direttamente al cospetto del Signore Celeste, sovrano della città-stato, Sulnar il Vecchio, un dragonide notabilmente antico e che sembra trattare freddamente persino suo nipote, lasciando Eldon a chiedersi se sia a causa del suo ritorno precoce dall'inizio delle sue prove, o se semplicemente Valan Loc abbia un problema di trauma generazionale. Nonostante la rigidità dell'anziano, Sulnar è, in vero, un uomo molto saggio. Grazie ai suoi scout ha notato le attività del culto del drago con largo anticipo, studiandone i movimenti. Ad ora, una forza ridotta, ma elitaria, del culto del drago sembra aver preso possesso di un antico tempio, che si trova sul picco del Solitario, la singola montagna che collega al dorso della serpa la catena montuosa più a nord, la gabbia di Baldus. Nemmeno Sulnar è completamente certo delle loro intenzioni. Ma sa che l'antica struttura è uno degli ultimi templi rimasti ancora in piedi del vecchio dio Aloden, signore del tempo e mai morto durante la grande guerra che mise fine all'età del mito. E che, pertanto, qualunque cosa intendano fare, è certamente pericolosa. Tuttavia, Sulnar mette in guardia il gruppo. I dragonidi di Valan Loc non marceranno apertamente in guerra, almeno finché non sapranno di avere l'appoggio delle altre città-stato. E pertanto, i personaggi dovranno riuscire a raggiungere il tempio senza allertare l'interezza del culto, se vogliono avere anche solo una chance di sopravvivere. Detto ciò, il vecchio si alza, estraendo una spada abbastanza grande e pesante che il Signore Celeste sembra faticare a sorreggerla, e la poggia a Sidar. Questa è la spada di Ulnar il Nero, eroe di Valan Loc e campione della luce di Bahamut. La sua lama, nera e lucida come ossidiana, si dice contenga l'anima tormentata di Ulnar stesso. Nel corso dei secoli, la possenza di quest'arma magica si è molto ridotta, ma spero che il suo potere, e il simbolo di ciò che rappresenta, possa ancora guidare e proteggere voi e mio nipote nell'impresa a cui vi state dirigendo. Con la spada del suo antenato in pugno, Sidar e Eldon marciano fino a questo misterioso tempio. Le strade principali al tempio, in cima al picco, sono gremite di cultisti, e per evitare di essere scoperti, i due viaggiano nel fitto delle foreste, rallentando il viaggio e ritrovandosi esausti, ma almeno evitando il peggio dei nemici che li avrebbero attesi. Questo non vuol dire tuttavia che la strada sia interamente libera da violenza, e il gruppo è obbligato a combattere mentre si apre una strada verso l'interno delle rovine, trovando nella piazzola principale nient'altro che la falce in persona, che fa ricorso a bacchette e pergamene magiche per sopraffare i nostri eroi. Nonostante questo, Sidar ed Eldon riescono a trionfare, e Eldon con un colpo preciso colpisce la falce al volto, rompendone l'elmo e rivelando le lucenti scaglie di un dragonide dorato, spingendo il nemico alla fuga verso la cima del tempio e lasciando i cultisti rimasti alla mercé degli avventurieri. Raggiunto ancora una volta il fuggitivo, i due eroi si ritrovano di fronte al giovane drago rosso. Disperata, la falce implora al suo padrone di assisterlo ancora una volta, di schiacciare gli eretici che tentano di mettere fine ai loro piani, ma il drago lo interrompe con una zampata al terreno che spezza la pietra. Falce! Hai deluso il tuo signore fin troppe volte, e fin troppe volte sei venuto da me a implorare aiuto in risposta! Schienendo il suo stesso servitore, il drago rivela delle origini della temuta falce. Di un dragonide asservito a un vecchio drago che, per sete di potere, sete di ricompense e per paura delle dovute minacce, si sia venduta a Tiamat avvelenando il suo padrone. Ancora una volta, il drago concede, padre Firaxis ha ragione. Un nemico che tradisce i tuoi nemici resta poi sempre un traditore. Così, con orrore della falce, il drago gli dà un ultimatum, che uccida gli avventurieri di fronte a lui, qui e ora, o muoia nel tentativo, o morirà per mano sua. Senza alternative, la falce si getta addosso agli avventurieri, ma viene finalmente ucciso da Sidar con un ultimo colpo della spada di Ulnar. Il drago si limita a ridere al miserabile fallimento della falce. E, spiegando le ali, ha inizio il più terribile combattimento finora vissuto nella vita di Eldon e Sidar. La creatura è enorme, e se gli hai tigli, fauci e robusta coda non bastano a dimostrarne la pericolosità, il tutto viene arrotondato da un alito infuocato che rischia di uccidere entrambi i nostri eroi molteplici volte, fondendo persino la pietra. L'unico modo con cui i due riescono a prevalere è con l'astuzia,
e approfittando della scontata superiorità del loro avversario, lo spingono a fondere pietre e colonne finché parti delle rovine non gli crollano addosso, impedendogli di volare. Finalmente, i due riescono a dargli il colpo di grazia e mettere fine a uno scontro che avrebbe dovuto vederli entrambi morti. Entrambi sono golfi d'orgoglio, ma Eldon tra i due non riesce proprio a contenere il suo entusiasmo. Paibaldus, abbiamo ucciso un drago! Oh, è proprio come nelle leggende! Come nelle antiche saghe di Yiroi Ba! Come gli antichi campioni dell'impero! Papà non ci crederà mai! Dovrà vedere la faccia di Poppy! Ma Sidal lo riporta alla realtà. Devono ancora scoprire cos'è che per il drago rosso era così importante. La risposta giunge poco dopo, mentre i personaggi discendono nei sotterranei del tempio, oltre alle ampie sale conquistate da polvere, scheletri consunti e ragnatele, finché, nelle sue più grandi profondità, oltre ogni ragione, si vedono luci di candela. Di fronte a Sidal ed Eldon si erge un'entità ben più alta di loro, dalle molteplici braccia coperte da candele ormai fuse, ma dall'aria notabilmente consumata, quasi moribonda. Con riverenza, l'essere saluta i due eroi, ringraziandoli per aver eliminato il drago che a fatica stava trattenendo dall'entrare fin qui, e si presenta come ultimo angelo ancora esistente di Aroden, il dio del tempo morto ormai nella lontana era del mito. A lungo l'angelo ha atteso, sapendo che un giorno questo sarebbe potuto accadere. Tiamat trama contro questo mondo ancora una volta, ma con gli dèi esiliati dal mondo materiale dovrà faticare molto per offrirsi un vaico nel reame dei mortali. Questo richiederà molti riti, molti sacrifici e molti artefatti, e se i due avventurieri, o chiunque, intende fermare la regina affamata, una loro speranza risiede nei frammenti della ruota del tempo, l'ultimo artefatto di Aroden, che esso esercitava sullo scorrere degli anni. Ma, ferito mortalmente, esso lo spezzò in frammenti affinché nessun altro potesse abusare del suo potere. E i suoi angeli ne portarono i pezzi in antichi rifugi, in angoli delle terre dell'Alleanza. Fortunatamente, questo angelo ancora custodisce uno dei tre frammenti, è lo scudo di Aroden, un potente artefatto magico il cui incantamento è necessario per ricongiungere i tre pezzi. Ormai debole da intere ere trascorse senza il proprio dio patrono, l'angelo teme di morire presto, e che se il culto dovesse tornare ad affrontarlo, esso non sarebbe più in grado di tenergli testa, neanche di trattenerli. Dunque, l'essere implora agli avventurieri di portare i componenti con loro e, se davvero Tiamat minaccia ancora una volta il mondo, li prega di cercare gli altri due pezzi, pur sapendo di che terribile odissea stia chiedendo. Eldon è terribilmente intimidito dalla prospettiva, ma accetta quantomeno di portare il frammento al sicuro, mentre Sidal accoglie senza esitazione la possibilità di una tale cerca. Con i ringraziamenti e gli ultimi saluti dell'angelo, che oggi, nei tempi dei tre sovrani, conosceremo come Asterion, Eldon e Sidal lasciano il tempio per ritrovare l'ormai familiare vista di Adomus Falco. Eldon pone comprensibilmente i suoi dubbi, ma Adomus lo placa promettendo di spiegare la situazione. «È stato fin da quando vi ho convocati a palazzo e vi ho visti con i miei occhi, che ho sospettato che voi due rispecchiaste gli eroi di un'antica profezia, di improbabili eroi dalle umili origini, destinati a sfidare un grande male in arrivo per salvare il mondo dalle sue fauci». Sidal gonfia il proprio petto d'orgoglio, mentre Eldon si limita a sopprimere un attacco di panico e a chiedere se proprio è sicuro che questa profezia debba parlare proprio di lui. «So che avrete molte domande, giovani eroi», insiste il mago, «e vi prometto che ci sarà abbondante tempo per parlarne, ma non ora! Adesso ascoltate bene, vi attende un lungo viaggio!» E dunque questa frase segna la fine della prima stagione della rivisitata Alba dei Draghi e l'ufficiale inizio della missione dei nostri eroi per fermare la famelica Tiamat dal tornare fisicamente nel mondo per portarne per sempre la rovina. Molti altri pericoli attendevano quelli che sarebbero divenuti i tre sovrani, ma queste prossime vicende sono per un'altra serata. E ve lo prometto, sarà una storia di segreti, di nuovi e vecchi pericoli, dell'amore di due genitori dimenticati e della lealtà di un vecchio caro amico.
e di un piccolo halfling che ancora sospetta ben poco delle proprie origini. Grazie per averci seguito anche in questo story time e vi aspetterò per la prossima storia.